stato riconosciuto come il primo oncologo al mondo per il trattamento del tumore al polmone, ma ha tanti hobby. È nota la sua passione per la musica, ma anche per la cucina. E come nel caso della musica, che lo vede impegnato solo in concerti solidali, ama cimentarsi anche ai fornelli. Stiamo parlando dell'oncologo Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Gridelli ha scritto un libro, In cucina contro il cancro, 100 ricette per aiutare a contrastarlo. Il volume è stato presentato presso l'aula multimediale dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Generoso Piccone, caporedattore del Mattino di Avellino, di Luciano Pignataro, giornalista del Mattino di Napoli, esperto di enogastronomia, e di Giuseppe Rosato, direttore generale dell'azienda Moscati. Il testo, con la presentazione dello chef stellato Antonello Colonna, racchiude svariati consigli per una giusta alimentazione e contiene numerose ricette che abbinano il mangiar sano al piacere del palato. Oggi circa il 35% dei tumori è legato ad un'alimentazione poco corretta, spiega Gridelli. Ci sono tante situazioni come l'inquinamento atmosferico alle quali non c'è rimedio, ma su aspetti come l'alimentazione è bene informarsi ed assumere atteggiamenti corretti a riguardo. Prevalentemente ridurre i grassi animali, soprattutto le carni rosse, aumentare invece le fibre, quindi frutta, verdura, ma sono importanti anche le modalità di cottura, quindi le problematiche, ed si consiglia come fare quando una volta ogni tanto lo vogliamo fare, la grigliata oppure le fritture, e anche le problematiche legate alle modalità di conservazione degli alimenti. C'è un altro aspetto importante, che una serie di alimenti presentano una serie di sostanze antitumorali, in cui è stato dimostrato in sperimentazioni in vitro e in laboratorio, che in realtà portano hanno un'attività antitumorale diretta, con una serie di meccanismi molto moderni che adesso stiamo scoprendo. Ed alcune di queste sostanze, vi faccio l'esempio della curcumina, che è una sostanza che presenta la curcuma, che è la spezia, è una polvere gialla che è del colore alcalino, no? La spezia che tutti conoscono, si stanno proprio sviluppando isolando dei farmaci antitumorali con un meccanismo d'azione molto innovativo. E altri sono esempi i cavoli, oppure alcune verdure come la borragine, sono tutta una serie di sostanze che hanno una grande potenzialità da verificare nell'uomo. Il libro dell'oncologo Cesare Gridelli indica anche circa 100 ricette molto interessanti che restano in linea con questo spirito, dimostrando che si può mangiare bene e con gusto, anche mangiando sano.